Fisicamente sto molto bene, da inizio anno forse è il momento dove sto meglio. Sì, sicuramente è un mio limite perché ho avuto troppa foga nel voler magari, nel voler dimostrare, nel voler attaccare questa partita in modo aggressivo, forse ho esagerato, però sono consapevole che ad oggi è il mio limite più grande e la cosa su cui devo lavorare di più per migliorare. Il mister ha sicuramente ragione e purtroppo mi sono, diciamo, rovinato questa partita perché secondo me stavo facendo una buona partita e il mister è stato costretto poi a sostituirmi. Guarda, secondo me non fa differenza. Io mi trovo molto bene con entrambi questi giocatori perché sono giocatori fortissimi e quindi con Arrigoni, diciamo, per il palleggio, con Santoro ha una gamba che aiuta chiunque giochi vicino a lui. Quindi sono giocatori appunto fortissimi, mi trovo bene con loro e che sia davanti o che sia in mediana non mi cambia niente. Ti dico la verità, non ho mai approfondito questa cosa perché ho sempre dato più importanza a pensare a quello che stavo facendo e dove mi trovavo in quel momento. So con certezza che, diciamo, che era vicina questa trattativa, molto vicina. Però comunque so anche che sarei dovuto rimanere qui in prestito, quindi diciamo che non mi sono mai sentito lontano da Teramo, ecco. È stato un inizio per me molto difficile, anche prima dell'infortunio, però penso di avere parte delle colpe, perché comunque da quando inizio anno ho visto che non rientravo, diciamo, inizialmente nei primi 11, non ho reagito nel migliore dei modi. Poi ho capito quello che mister voleva, quello che mi chiedeva, anche parlando con lui, e da lì penso di aver fatto comunque un miglioramento quotidiano negli allenamenti e di aver sempre dato tutto quello che avevo. Questo miglioramento mi ha portato ad oggi comunque a ottenere più spazio rispetto a quello che avevo prima e questo mi sta dando molta soddisfazione. A me centrocampo 2 mi piace che sia 2 o 3, appunto, ma non cambia. Sicuramente c'è da fare più sacrificio, ma comunque è un ruolo che mi entusiasma perché hai più campo e hai più spazio a disposizione per poter esprimere il tuo gioco, ecco. E dall'anno scorso la cosa in cui sono cambiato di più è la costanza, secondo me. Era un mio grande limite che non sono riuscito l'anno scorso a migliorare. Invece quest'anno, giorno per giorno, riesco a tirar fuori il meglio di me e arrivo al campo disposto proprio al miglioramento, cosa che l'anno scorso invece, diciamo che lasciamo un po' a desiderare.